Satapi e Satape, è con mio immenso piacere presentarvi un autentico spezzo di un canto Shardana che risale probabilmente al 1200 a.C., forse ancora prima. Sono probabilmente l'unica persona al mondo ad averlo, ma eccolo a voi. Spero che vi possa piacere e che vi possa immedesimare per quanto riguarda appunto la nostra discussione. Ma porca di quella porca! Ma porca di quella troia! Oh, credo di aver sbagliato. Merda! Oh, che bella l'ennesima figura di me. Satapi e Satape, bentornati ancora una volta qui su Incontri di Storia. Io sono Lorenzo, il vostro scià della porta accanto, e come sempre il Tarfone, Stefano 117, Lechiva, Cos e Crystal Cross Gaming fanno tutti parte della grande famiglia che si chiama la Cricca del Sottosuolo. Ragazzi, vado gli indugi, bando le ciance, bambu bambu bu, non so cosa voglio dire, ma va benissimo così. Si parte parlando delle origini dei popoli del mare. Le nazioni straniere hanno messo a punto una cospirazione presso le loro isole. Improvvisamente essi hanno abbandonato le loro terre e si sono gestate nella mischia. Nessuno poteva resistere alle loro armi, da Hati, a Kode, a Kerkemish, ad Arzawa e alla Shia. Tutte furono distrutte allo stesso tempo. Un campo militare fu da loro insediato in Amurru. Qui essi fecero strage della gente del posto e la terra fu lasciata in uno stato di desolazione, come se non fosse mai stata abitata. Quindi essi si diversero verso il nostro Egitto, dove era stato innescato il focolaio della rivolta. La loro confederazione era composta dai Pelaset, dai Tieker, dai Sekelesh, dai Deinen e dai Weshesh, e si misero le proprie mani sulla terra che si stendeva, mentre i loro cuori confidavano che il piano sarebbe andato in porto. Questo, Satapi e Satape, è quello che ci racconta Ramses III nelle sue memorie per quanto riguarda loro, i popoli del mare. Probabilmente uno dei popoli o la confederazione più antica e più misteriosa che abbiamo mai conosciuto a livello europeo. Europeo? Non lo sappiamo di preciso. Sappiamo benissimo solo una cosa, che loro furono tra le cause principali del periodo fra il XIII e l'XI secolo avanti Cristo, che causarono la cosiddetta epoca del collasso dell'epoca del bronzo, che per essere più precisi ebbe il suo acme dal 1206 al 1550, quando Micene, Imperitita e il nuovo regno egizio crollarono sotto tutta una serie di attacchi sia interni che esterni. Probabilmente questi attacchi esterni vennero fatti da questo nemico sconosciuto, pericoloso e aggressivo. Non sappiamo di preciso dove vengano. E questo video, che sarà l'inizio di una miniserie dedicata appunto ai popoli del mare che mi avete chiesto in così tanti di fare, e io sono onorato che mi abbiate chiesto questo, sarà diviso probabilmente in 3 parti. In questo noi vedremo quali erano i popoli del mare, con una breve introduzione, una breve spiegazione. Poi si parlerà di come combattevano e poi si tireranno un po' le somme su chi erano, su cosa sappiamo davvero di loro. Magari mi farò aiutare anche da qualcheduno, chi lo sa. Una cosa molto, 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 molto interessante dei popoli del mare è la loro differenza etnica. Che cos'è l'etnia? Che cos'è l'etnicità?
L'Enciclopedia Treccani ci dice, in antropologia, l'insieme delle concezioni e delle norme che ispirano e regolano la vita di gruppi etnici accomunati dall'uso di una stessa lingua, dal coinvolgimento nelle stesse vicende storiche, dalla condivisione di uno stesso territorio che in tale comunanza riconoscono la loro identità etnica, traendone occasione per rivendicare un'autonomia politica, sociale e culturale che io aggiungo. Quindi è un discorso molto, molto, molto complesso questo qui dell'etnicità, soprattutto quando si parla di popoli così antichi, così diversi tra di loro. È molto, molto interessante da vedere. Wim van Binsenbergen, che è sia un etnologo che un studioso dei popoli del mare, ci parla di tre procedimenti che probabilmente sono successi all'interno di questa confederazione di popoli che tra poco dobbiamo vedere: l'etnogenesi, ovvero una ridefinizione di tutto lo spazio etnico accomodato in un nuovo gruppo etnico, l'etnicizzazione, ovvero il processo interno di prendere coscienza di membri che prima non facevano parte di un determinato gruppo etnico, che in questo momento a livello sociale, politico, economico, guardate bene, non ho detto culturale e religioso, è molto interessante questo, e definisce la loro identità aumentandolo tramite termini etnici. Noi siamo il popolo, quel popolo. La mia pelle è diversa, non mi importa, noi facciamo parte dello stesso popolo. È un discorso che è molto, 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 molto più recente rispetto a quello dei popoli del mare. Ma se vogliamo vedere un secondo come ragionavano, potrebbe essere un buon punto di partenza. E poi c'è l'etnotanatasia, ovvero il declino e l'eventuale perdita della coscienza etnica di un gruppo, il quale appunto si confedera, si unisce ad altri gruppi già esistenti nello stesso spazio geografico. E questo lo vedremo soprattutto in Egitto. Questo lo vedremo soprattutto in Egitto. Perché prima ho parlato del fatto che parlare di etnicità nel mondo antico è difficile? Beh, io ho questo libro, magari se vi fa piacere un giorno ne parleremo, ma ragazzi, bando alle ciance, cominciamo a parlare davvero appunto di chi erano questi popoli che hanno seminato il terrore e il panico durante l'epoca del bronzo, per poi sparire o integrarsi. Etnotanatasia. Incominciamo con uno dei gruppi più famosi, i Danai, o Danai. Sono un termine che di solito viene utilizzato per indicare i greci, i quali facevano parte appunto del popolo del mare. Danai, ovvero gli occidentali. Omero confedera i greci in Danai, Argeoi e Achei. Ok, di cui parleremo anche dopo. Quindi è molto interessante anche questa cosa qui. Virgilio anche ci parla di questi popoli Danai. Questo popolo che probabilmente ha attaccato le coste dell'Anatolia, che ha attaccato insieme a quelli che poi sarebbero diventati gli abitanti di Lalicia, l'Anatolia, colpendo soprattutto gli Ititi. Infatti, noi di chi parleremo? Parleremo degli Achei, il popolo di Achille, di Agamennone, di Menelao. Questi popoli che ci vengono così spiegati in una maniera quasi aggressiva da grandi faraoni come Amenofi III, Amenofi IV, Ramses, ma anche dalla ventesima alla ventiduesima dinastia egizia si parlava appunto degli attacchi degli Achei. Gli Ititi ce ne parlano, T
Tiro ce ne parla. Ricordatevi di Tiro, perché poi parleremo di una piccola cosa veloce di Tiro. Ok, quindi combattevano insieme a questi altri popoli? O erano gli stessi popoli? Non lo possiamo sapere. Non lo possiamo sapere. Sappiamo benissimo però che furono loro ad attaccare la città di Troia. Omero quindi si è basato su questo? Molto probabile. Sappiamo anche che poi, quindi, gli Argeioi, i Danai e gli Achei si confederarono, diventarono qualcosa di unito. Probabilmente questi furono i popoli del mare che attaccarono più di tutti Troia. Sono tutte speculazioni, ragazzi. Noi non lo possiamo sapere. Ne possiamo parlare ora. E parlando dei popoli della Licia, non possiamo che parlare dei Lucani. Lucani, di cui abbiamo già parlato. Quali erano un popolo che aveva un grande risentimento verso gli Titi. Ed era un termine collettivo per indicare tutta una serie di staterelli, tribù, clan. Parliamo più di tribù, è meglio. Loro ovviamente si insediavano nella Licia, ovvero la regione appunto che fa parte dell'Anatolia, la regione appunto dove è iniziato il nostro caro Sarpedonte nel suo destino. I Lucani, probabilmente, nonostante fossero nemici degli Titi, a quanto pare a Kadesh del 1264, la grande battaglia dei carri, la battaglia che a quanto pare si è conclusa con nulla di fatto, combattevano al fianco appunto degli Titi. Ed è una cosa molto interessante anche questa da vedere. Anche perché dall'altra parte Ramses aveva dalla sua parte, Ramses II, non il terzo, Ramses II aveva dalla sua dei guerrieri Shardana, altri popoli del mare. Quindi noi non sappiamo se hanno attaccato assieme, hanno attaccato a ondate, hanno attaccato in maniera coordinata, ma sappiamo benissimo che questi popoli hanno attaccato e hanno attaccato quasi sempre nello stesso periodo. Che cosa li ha portati a fare questo? Perché? Non lo sappiamo. Non possiamo saperlo. Trevor Bryce, nel suo Il Regno degli Titi, parlò del fatto che probabilmente questa era una popolazione autoctona, ovvero i Lucani. Non lo possiamo sapere. Probabilmente sì, probabilmente essa, tra l'altro, sono tra i popoli di cui abbiamo più informazioni per quanto riguarda la loro etnografia. Quindi sì, perché no? Magari la teoria di Bryce è giusta, io non sono qui per confabulare queste cose e soprattutto non sono nella posizione per poter dire che uno sbaglia oppure no. Poi abbiamo i Peleset, chiamati o Filistei o Pelasgi. Qui, signori, abbiamo parlato di come i Lucani fossero abbastanza, si potesse comprendere che cos'erano. Qui, signori, è vuoto più totale. Iniziamo con la prima teoria. I Filistei. I Filistei, coloro che diedero il nome alla Palestina. La regione ancora oggi conosciuta come Palestina. Attaccavano probabilmente l'Egitto durante il regno di Ramses III, intorno al 1177 a.C. Si parla di loro col termine di Kaftor. Kaftor, probabilmente erano anche coloro che poi vennero chiamati Ixos, ovvero i popoli che avevano sottomesso l'Egitto sotto il nome di un potente dio, Set. Dio del caos. Ma è anche vero che gli Ixos sono venuti molto prima. Quindi ci sono state altre invasioni prima? Non lo possiamo sapere. Gli Ixos probabilmente arrivarono addirittura nel 1700 a.C.
Ma ci sono tante cose che sembrano in comune tra appunto i Pelezet e gli Ixos. Una delle cose principali probabilmente è la natura semitica, come gli ebrei, gli arabi. La natura quindi che appunto anche con quel poco che sappiamo della religione Ixos ha tratti chiaramente che poi sarebbero divenuti appunto parte di quello che poi sarà l'enoteismo e poi il monoteismo ebraico. Quindi per quanto riguarda i Pelasgi, beh, i Pelasgi sono un popolo estremamente misterioso, nonché una fonte continua e spassosa di meme quando determinati gruppi etnici ci si attaccano sopra e cominciano a dire che ogni cosa era legata ai Pelasgi. Non ne parlerò in questo video. Non ne parlerò perché è un argomento molto, molto complicato e questa è un'introduzione. Magari mi farò aiutare anche da altre persone per quanto riguarda i Pelasgi. Signori, andiamo ancora di più nel buio. Andiamo ancora di più nell'oscurità e parliamo degli Shekelesh, popolo che ha tante di quelle origini che pure, neppure loro probabilmente lo sapevano. Shekelesh, ovvero gli aggressori, il popolo che aggrediva dal mare. Questo popolo estremamente aggressivo, viene parlato anche nella rupe di Karnak. Si parla di essi, furono anche dei soldati al servizio poi degli Assiri. Tiglathpileser III ci racconta di come fossero soldati molto potenti, che combatterono sia con gli Assiri che contro gli Assiri. Da dove venivano? Boh, non si sa, non abbiamo una pallida idea. Ci sono tre teorie, quattro forse, perché una diciamo che è un po' tirata, ma ne andremo a parlare, ne parleremo adesso, subito. Allora, la tesi più accreditata è che fossero di tipo egeo-anatolico, quindi molto simile ai popoli della Licia, con i quali confinavano. Non abbiamo appunto una vera certezza, ma sappiamo comunque che potrebbe essere strano perché nelle zone in cui c'erano vi era problemi per creare dei porti, delle navi, navi abbastanza grandi per poi attaccare soprattutto l'Egitto. Non lo sappiamo. Un'altra teoria è che fossero cananiti. Ma questo diciamo che è più una cosa a livello linguistico, perché Sikil a livello appunto in geroglifico vuol dire dai tratti costieri, delle coste appunto, delle zone semitiche. Ma non abbiamo anche qui un vero e proprio riscontro. Che fossero invece la terza teoria ci parla del come il fatto fossero della tribù di Isaacar, ovvero altri popoli semitici, i quali dicevano gli egizi spesso chiamavano i Shekelesh così oppure gli Isaacar, quindi della serie voi siete di quella zona come gli Ixos, ovvero stranieri. Questa è una teoria che piace molto allo Stato di Israele. Perché? Perché? Perché se voi vedete la moneta di Israele è lo shekel. Molti israeliani sono convinti come che sia gli Ixos che i Shekelesh fossero popoli semitici estremamente potenti. Il quale il loro nome vuol dire uomo di salario, o che è una persona col salario, quindi una persona ricca.
Secrets, probabilmente la parola salario, scusatemi, probabilmente viene proprio da loro. Secrets. Una forma di ricompensa data dallo stesso Yahweh agli ebrei. 12 tribù di Israele. Le 12 grandi tribù di Israele, di cui ho già parlato anche. La cosiddetta tribù di Isacar. Appunto delle fondatrici, benedetta da Giacobbe. Quindi pensate quanto c'è dietro e quante teorie. E arriviamo alla teoria che piace di più comunque a noi occidentali, ovvero erano i Siculi, venivano dalla Sicilia. Anche Omero ne parla di questo. Parla di questo, della cultura pantalica. E di come probabilmente loro potrebbero essere appunto coloro che attaccavano dalla Sicilia, come poi i prossimi di cui parleremo, ovvero che invece loro attaccavano dalla Sardegna. Ibla, una città estremamente antica presente nella Sicilia orientale, si dice che fosse, secondo Elianico di Mitilene e Dioningi di Alicarnasso, fosse una città che è stata costruita dai Siculi subito prima della guerra di Troia. Quindi, popolazioni autoctone? Non lo sappiamo. Non lo potremo probabilmente mai sapere. E arriviamo a probabilmente quelli a cui sono più legato, ovvero gli Sciardana, un antico potente popolo. Dove, che rappresentava probabilmente la punta di diamante di tutto l'esercito dei popoli del mare, grandi soldati, fieri conquistatori e grandi razziatori. Sciardana, uniti di grandi armi e dai loro elmi cornuti, i quali rappresentavano la loro forza, la loro virilità. Ma anche per potersi proteggere da qualche colpo, che invece che pigliare direttamente l'elmo e fargli male alla testa, pigliavano le corna. Divennero probabilmente poi dei mercenari, divennero potenti soldati, perché come avevo detto, Ramses II li utilizzò durante la battaglia di Kadesh. Anche se poi comunque continuavano a combattere contro gli egiziani, venendo poi sconfitti nella battaglia del Delta del Nilo, insieme al prossimo popolo di cui parleremo, con cui combattevano assieme. Stiamo parlando del 1175 avanti Cristo. Di Sciardana, soprattutto secondo Giacomo Cavaliere, che diciamo che è una delle massime persone, massimi esponenti per quanto riguarda la storia degli Sciardana, e lui è un egittologo, non è una persona come purtroppo determinati studiosi fanno di origine sarda e dire che tutto è Sciardana. Ad esempio, alcuni dicono, come Ugas, dicono che Tiro fosse una colonia Sciardana. No, no. Molto probabilmente no, è una cosa abbastanza campata in aria. Ci sono due teorie, secondo Cavaliere. O sono una popolazione autoctona del vicino Oriente, oppure, appunto, sono sardi. Nei santuari nuragici e nei ripostigli troviamo una straordinaria varietà di statuette votive e modelli di bronzo, scrive Gordon Kilder, un altro ricercatore. Figure di guerrieri, crude e barbariche nella loro esecuzione, ma piene di vita. Sono particolarmente comuni il guerriero armato con un pugnale, con arco e frecce e con una spada, coperto da un elmo con due corna e uno scudo circolare. Abbigliamento e equipaggiamento non lasciano dubbi sulla sostanziale identità fra i fanti sardi e i corsari mercenari rappresentati nei monumenti egizi come Sherdana. Allo stesso tempo, numerose barchette votive, anch'esse in bronzo, dimostrano l'importanza del mare,
nella vita della Sardegna, e questo diciamo che è abbastanza un dato di fatto. Comunque, vista la conformazione della Sardegna, i popoli del mare, appunto, potevano essere tranquillamente loro. Ma arriviamo a coloro che davvero sono il mistero, i Tiecker. I Tiecker, famosi soltanto appunto per aver combattuto insieme ai Shardana durante la battaglia del Delta del Nilo, chiamata poi anche la battaglia degli Ghiaggi. Secondo gli egizi li chiamavano Sikal, Sikil, sembra un po' anche qui, Sekelesh. Sappiamo veramente poco di loro, veramente, veramente poco. Trevor Bryce, di nuovo, ci parla di come tutta questa storia che sappiamo dei Tiecker sia pura speculazione. Secondo alcuni, addirittura, erano gli antenati degli Etruschi. Poi appunto tornarono indietro e fondarono le città etrusche. Ha senso? Oh, non lo sappiamo. Sono tutti dubbi, sono tutte cose di cui noi possiamo poi parlare. Scrivetemi anche nei commenti, ragazzi. Ci sono queste due teorie: che venissero dalla pianura dello Sharon, quindi nel Canaan, oppure che poi erano etruschi, oppure loro creavano gli etruschi. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Sono teorie di cui vorrei parlare con voi. Ragazzi, come potete vedere, sappiamo veramente poco di questi popoli, ma sono popoli affascinanti. Sappiamo più che altro, addirittura più come combattevano che altro. E questo è veramente affascinante come cosa, fa capire tanto della loro mentalità. Ma io qui mi fermo. Gli ho presentato tutti i popoli, gli ho presentato delle fonti da andare appunto a vedere, se volete, che vi metterò qua sotto ovviamente in descrizione. Io vi saluto, perché in fondo qui c'è sempre da scoprire qualcosa, e io, state appiassata, non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, di vedere che cosa ne pensate. Potete criticare anche, perché comunque tutto quello che ho letto è tutto basato su una serie sia di speculazioni, non c'è niente di certo per quanto riguarda la certezza in certe cose della storia, sapete benissimo come. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, stiamo crescendo tantissimo, oltre 300 iscritti. Ma chi se lo sarebbe mai immaginato? Detto questo, io posso solo che ringraziarvi. Alla prossima e a presto.